Benvenuti a bordo di Zafira Tourer, perché è proprio l'abitacolo della nuova monovolume di Opel a riservare le migliori sensazioni, soprattutto se si affronta un lungo viaggio su percorsi extraurbani. Pronta al debutto tra fine dicembre ed inizio gennaio del prossimo anno, Zafira Tourer si presenta completamente diversa dal precedente modello, con un frontale importante dove i gruppi ottici a forma di boomerang ricordano quelli dell'Ampera, rendendola in qualche modo aggressiva. Il profilo è dinamico, con fiancate muscolose e non pecca di originalità nemmeno al posteriore, con i gruppi ottici a forma di ala. Ma è all'interno che si svela la migliore Zafira, con la plancia fluida abbinata ad una console centrale inclinata e 7 comodi posti dotati del sistema Flex, capace di abbattere, piegare e rialzare i sedili senza necessità di montarli, oltre ad un'ampia possibilità di stivaggio, dal portabici Flex Fix alla capacità di carico che va da 710 litri in configurazione 5 posti fino a 1860 litri con i sedili abbattuti. E alla guida? Molto dipende dal motore. Per quanto riguarda la guidabilità, la vettura presenta ottime qualità dinamiche con una facilità di guida notevole e la disposizione di una gamma di motori a benzina e diesel. Per quello che riguarda i motori a benzina abbiamo due turbo, un 1.4 e un 1.6 rispettivamente da 120 e 140 cavalli. La gamma dei turbo diesel si articola invece sullo stesso monoblocco di 2 litri in tre coniugazioni di potenza, 110, 130 e 165 cavalli. Questo modello presenta buone prestazioni con una velocità di punta di ben 208 km orari e un tempo in accelerazione da 0 a 100 di 9,8 secondi, con consumi abbastanza contenuti attestati a una media di 5,2 litri per 100 km. A questi propulsori si aggiungerà in futuro anche un motore 1.4 turbo 140 cavalli GPL che completerà la gamma della nuova Opel Zafira Tourer con prezzi in listino da 23.700 euro a 27.700 euro. Lusso, tecnologia, versatilità, rigore delle forme, inconfondibile stile British, continuità nel design. Abilità nell'affrontare con successo ogni tipo di condizione e superficie, ad un prezzo di circa 70.000 euro. Intramontabile, come tutti i grandi classici, questa è la nuova Range Rover Sport versione Mi-12. Motore da 600 Nm di coppia, che consente ad un'auto pesante 2 tonnellate e mezzo di passare da 0 a 100 in 8,5 secondi e di sfiorare i 200 orari. Mentre i consumi combinati scendono a circa 8,8 litri per 100 km con emissioni di CO2 pari a 230 grammi per chilometro. A velocità autostradali la marcia è fluida, confortevole, silenziosa. Sul misto, nonostante la mole e l'altezza, la Range si guida con facilità, è stabile e composta. Le quattro ruote motrici, unite all'assistenza elettronica, le sospensioni pneumatiche regolabili ed il cambio automatico a 8 rapporti con palette sequenziali al volante garantiscono grip, sicurezza e controllo. Ma ovviamente la Range Rover è stata progettata per ogni tipo di terreno, quindi basta selezionare la modalità preferita, inserire le ridotte, rialzare l'assetto per trasformarla in un vero e proprio veicolo off-road per una mobilità a tutto tondo. All'interno comfort, eleganza e soluzioni ingegnose. C'è il DVD player, ingressi USB, connettività MP3, streaming, Bluetooth ed una serie di telecamere che consentono di monitorare ogni angolo della vettura. Tra pelli pregiati, alluminio satinato, legno laccato, è ampio e lussuoso. La posizione di guida è alta e comoda, anche se i sedili sono un po' duri. Ottima l'abitabilità posteriore e anche i volumi di carico e le capacità di traino. Esistono SUV con emissioni più ridotte, motori più efficienti, a prezzi più abbordabili, ma pochi modelli possono vantare lo stesso equilibrio tra guidabilità, comfort, design e capacità da fuoristrada espresso dalla Range Rover Sport. Più che come strumenti del desiderio, le monovolume nel tempo declinate in diversi stili sono state costruite quasi per necessità e diciamolo, erano poco attraenti all'inizio. Ora hanno stili più accattivanti e ci ha provato Ford con l'ultima C-Max a disegnare una monovolume, o come la chiamano, Multi Active Vehicle, con lo stile della Fiesta, quello che in casa Ford chiamano Kinetic Design.
è costruita sulla nuova piattaforma globale, sulla quale nasceranno altri veicoli, anche ibridi, ed è declinata in due versioni a 5 e 7 posti. Questa è la versione più grande della C-Max, cioè quella a 7 posti, quindi ha un passo più lungo, 1,40 m e 58 mm in più di altezza. Nei suoi 4,52 m di lunghezza ha uno spazio molto ampio e lo si vede proprio dal bagagliaio. All'occorrenza ci sono due sedili in più che sono anche facilmente abbattibili. Iniziamo dagli interni, studiati per ospitare una famiglia anche numerosa. Praticità è la parola d'ordine, quella che serve per alzare e abbassare i sedili, per entrare comodamente o aggiungere seggiolini per bambini. Il tutto agevolato dalle porte scorrevoli posteriori. La posizione rialzata, a parte quella degli ultimi due sedili che sono un po' più bassi, permette a chi guida di avere un'ottima vista sulla strada e c'è molta luce se si ha il tetto panoramico. Sono molti gli spazi per disporre oggetti di ogni tipo ed ha una buona abitabilità. Quello che si vuole da un'auto così. Lo spazio posteriore, infatti, con gli ultimi due sedili abbattuti è molto ampio e quindi permette di viaggiare con diversi bagagli o attrezzature sportive. Incuriosisce il cruscotto che volutamente è stato disegnato per sembrare il cockpit di un aereo, con strumenti facili da gestire. Si avvale di una serie di tecnologie solitamente presenti su vetture di gamma superiore, come il sistema di parcheggio semiautomatico, la telecamera posteriore, il sistema di rilevamento veicoli nella zona d'ombra o il portellone ad apertura elettrica. I motori disponibili sulla C-Max sono il benzina 1.6 4 cilindri nella versione EcoBoost da 150 o 180 cavalli e i diesel sempre 1.6 e di 2 litri. Quello della nostra prova è il 1.6 da 150 cavalli. Alla guida la risposta è pronta, scattante, quello che serve per una vettura di questo tipo. Ha una buona tenuta in curva e c'è da rilevare che ora è dotata di un sistema antislittamento che migliora la stabilità. I costi infine partono da 20.750 fino a 27.500 euro per la versione diesel con cambio Power Shift. Tanto cominciamo dal prezzo. Grande pregio di Dacia Logi. Si parte dai 9.900 euro dell'entry level e si sta al di sotto dei 15.000 euro per l'allestimento al top di gamma. La monovolume rumena del gruppo Renault nasce proprio qui in Marocco, dove un'auto su due ha ben impressi sulla calandra i loghi del binomio franco-romeno. Nel deserto di Marrakech sembra a suo agio, senza molte rivali, eppure Dacia Logi guarda soprattutto al mercato europeo, con rinnovata personalità. Paraurti e calandra, lavorata intorno al logo con queste fasce cromate, prefigurano una nuova identità estetica del gruppo Dacia, che si affida proprio a questa monovolume, la Logi, per dar vita a un nuovo corso. Disponibile a 5-7 posti, linea robusta e razionale, è lunga 4,5 m, larga 1,75 m e alta circa 168 cm. La versione 7 posti offre un'ottima abitabilità di categoria nella terza fila di sedili, mentre il portabagagli per la versione a 5 posti ha una capacità record che varia da 827 a 2617 litri. In Italia disporrà di un motore a benzina 1.6 da 85 cavalli e del TCE a benzina 1.2 sovralimentato con 115 cavalli di potenza e consumi ridotti. Due invece le varianti a gasolio, entrambe 1.5 da 90 e 110 cavalli di potenza e consumi particolarmente bassi, rispettivamente 4,2 e 4,4 litri per 100 km. Migliora la sicurezza con ABS, ripartitore elettronico della frenata, assistenza alla frenata di emergenza, mentre unico neo, l'ESP è solo un optional nella versione entry-level. Ma è nell'abitacolo della nuova Logi che Dacia compie il salto generazionale. Corposa la dotazione tecnologica nei tre allestimenti, dal sistema MediaNav con schermo touchscreen, Bluetooth, prese USB, alla radio con lettore CD, collegamento MP3 e telefono viva voce. A richiesta anche il limitatore di velocità, l'assistenza al parcheggio ed il climatizzatore. Equipaggiamento premium per una monovolume 7 posti, sorprendentemente economica.